ormai è chiamato a giusta ragione l'oro verde delle Marche, prodotto tipico per eccellenza e vera risorsa economica. A Cartoceto, dove esiste l'unica DOP nelle Marche per l'olio extravergine d'oliva, il Cartoceto DOP è un patrimonio storico e territoriale di cui andarne fieri e, non a caso, è chiamata Reale DOP. Domenica 8 novembre torna la mostra mercato dell'olio e dell'oliva, giunta alla sua 39esima edizione e con la nuova veste che dall'anno scorso gli è stata cucita addosso, quella del Cartoceto DOP il Festival. Un evento molto 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 importante, perché proprio sulla base di questa idea che abbiamo avuto lo scorso anno di ampliamento a diversi target di visitatori e di turisti, abbiamo voluto trasformare la storica mostra mercato in un vero e proprio festival che parte dalla centralità del prodotto, come dicevo prima, dell'olio DOP Cartoceto, ma che sviluppa attorno un corollario di iniziative, di intrattenimenti e di attrazioni turistico-culturali e artistiche molto molto importanti, e quindi ci sono sicuramente tutte le condizioni davvero per grandi soddisfazioni dei produttori olivicoli del nostro territorio provinciale. La nuova veste della storica mostra mercato è un viaggio tra enogastronomia, arte, convegnistica, musica e percorsi verdi, che quest'anno si fregia di importanti collaborazioni e di grandi nomi per le serate presso il ritrovato Teatro del Trionfo. Un nome su tutti, quello di Antonella Ruggero, l'ex cantante degli amatissimi Mattia Bazar. Sfruttando la collaborazione sia di artisti locali, sia di artisti a livello internazionale, vi è inoltre la collaborazione con due istituti, sempre dal punto di vista artistico, sto parlando, importanti della provincia, l'Accademia di Belle Arti di Urbino e il Liceo Artistico Mengaroni. E ovviamente anche quest'anno riapre i battenti il Teatro del Trionfo con i suoi spettacoli a trionfo.